Vi presento stasera questa applicazione che si chiama spiderscribe.net. È un'applicazione che serve per realizzare mappe mentali, è anche uno strumento di brainstorming e anche serve per organizzare le proprie idee. Può essere collaborativa. Con questa applicazione è possibile, come vi dicevo, organizzare idee, collegare delle note, dei file, degli eventi del calendario. Esiste un'applicazione per iPad che si chiama Spider Scribe Junior. Di interessante è che può essere utilizzata offline. Ritorniamo ora alla nostra applicazione spiderscribe.net online. Con Sign Up si prende un account e dopo essersi registrati si fa login. Login. Dall'interfaccia posso fare Create New Map, metto il nome della mappa, tutorial, questo, e poi una description, questo è un tutorial. Faccio create e sono pronta per creare la mia mappa. Vedete che ho a disposizione uno stage principale, ho delle icone sulla mia sinistra con questa icona test. Andrò a creare le caselle della mia mappa. Ho la possibilità di aggiungere con questa icona dei file, con questa che si chiama Picture delle immagini, posso aggiungere una mappa e gli eventi, un calendario per gli eventi. Inizio creando l'idea principale da cui parto. Per la mappa, questa idea sarà, la chiamerò studente digitale. Lo posso manipolare la casella andando in proprietà che trovo alla mia destra, cambio il colore di background, ad esempio della casella, metterò un colore blu e nero, anzi, e posso mettere e scegliere le dimensioni dello studente digitale, della parola studente digitale, metterlo in grassetto e poi scegliere il colore del testo che metterò bianco, studente digitale. Posso, se voglio, ridimensionare la casella con questi spostamenti. Posso spostare la mia casella principale e aggiungere dei rami. Che cosa voglio che sappia fare lo studente digitale? Vedete comparire una casella attraverso il trascinamento e potrei scrivere. Padroneggiare, la prima cosa che deve saper fare è padroneggiare domini
di conoscenza. Questa casella può essere modificata nel colore di background, anche questa, cliccando qui, utilizzerò un verde, così poi nelle dimensioni, faccio in grassetto il testo, padroneggiare domini di conoscenza. Potrei anche specificare questi domini di conoscenza, ad esempio, potrei, cosa significa? Che il mio alunno è in grado, ad esempio, di sviluppare apprendimenti disciplinari e interdisciplinari. Posso spostare questa casella e la posso ridimensionare. Lo stesso procedimento di prima, cambio il background della casella, in questo caso la posso mettere azzurra, tanto per differenziare che è un sottoramo, e metto in grassetto il testo. Ok, creo diversi rami, principali e secondari, come mi pare, posso anche aggiungere un'immagine trascinando l'icona, mi dice di fare upload image scelgo un'immagine che posso pure con lo stesso sistema ridimensionare. Posso anche cambiare, come vedete dalla pennina, il titolo dell'immagine e mettere quello che voglio per descrivere l'immagine, ad esempio la presentazione. Scrivo rappresentazione per scrivere qualcosa. La posso ridimensionare di più, maggiormente. E poi la collego allo studente digitale in questo modo. E qui mi viene dato il collegamento. Posso anche aggiungere eventualmente un file di approfondimento con upload file. Ne avevo preparato uno vuoto di prova, apri, e anche qui collego, e quindi il file, collego il file con la casella principale. Naturalmente posso spostare il file stesso. Posso aggiungere una mappa, trascino la mappa, ad esempio, posso localizzare il luogo di questo studente digitale, ad esempio Brescia. Lui mi cercherà Brescia e qui ho la mappa, ecco, di Brescia. Collego lo studente digitale con questa mappa che posso posizionare in vario modo. Così posso organizzare gli eventi di in calendario con delle note. Vabbè,
scrivo qualcosa, delle note, collego il calendario con le note. Dopo possiamo anche predisporre una nuova casella, almeno un nuovo concetto. Nuovo concetto, che sei studente digitale. Vedete, adesso serve vedere di aver sbagliato qualche cosa, perché così vi posso far vedere come togliere eventualmente una casella errata dalla spunta. Dicevo, posso di nuovo questa casella, ho creato una nuova casella, trascinando questa volta, che collegherò allo studente digitale, e potrei mettere sa usare gli strumenti tecnologici. La casella la sposto, scelgo il background. Questa naturalmente è una prova, quindi è una dimostrazione solo. Evidenzio il testo. Ok. Dopo aver costruito tutti i miei rami dei concetti, dei sottorami, vado a salvare la mia mappa. Vado in share e questa mappa di default mi risulta privata. Io la voglio rendere condivisa pubblica. Ho diverse opzioni. Posso renderla pubblica con il link, cioè tutti quelli che hanno il link possono accedere alla mappa, oppure pubblica. Di pubblico dominio, nel senso che tutti quelli che sono in internet la possono vedere. Scelgo il public with the link. Quindi mi dà la possibilità di vedere il link della mia di questa mappa, link to this map. E poi mi dà anche una possibilità interessante, oltre a quella di copiare questo link e di inviarlo alle persone che vedano la mia mappa, oppure mi dà, come vi dicevo, l'opportunità di embeddare nel mio sito la mappa. Infatti, embed into my site. Quindi io posso copiare, copy to clipboard. L'indirizzo, cioè il frame della mappa da inserire nella mia pagina web. Ok, a questo punto chiudo, mi assicuro di aver salvato la mappa, comunque, non si sa mai, save, poi posso anche esportare la mia mappa come immagine sul mio computer, export to PNG, e mi dice salva file, e io salverò il file in una cartella sul mio computer. Buonasera.